Anzi, forse la Capri dell'Ottocento era proprio quella invernale. Come ogni pomeriggio, l'altra Capri si incontra da un barbiere filosofo per affrontare un rebus stereoscopico. Ma questo non è stereoscopico? Ah, è stereoscopico? Ma lui c'è due. A differenza di tutto ciò che mi circonda, finalmente sono l'unico con una telecamera in mano. Nacque il barbiere e continuo a fare barbiere e ho fatto sempre il barbiere. Già da piccolo mi piaceva leggere qualche cosa, qualche fumetto, qualche libro. Poi ho abbandonato un pochettino perché mi piace un po' la vita, un po', come si fa. E poi ho ricominciato a leggere, diciamo. In quel lasso di tempo uno non sa cosa deve fare, se deve leggere oppure fare la bella vita. Io ho scelto un po' di bella vita. Poi ho preso l'abitudine di leggere molto e ho fatto questa specie di biblioteca. Quanti libri hai? Più di 3.000, 3.200 così. Tutti i libri che stanno qua tu li hai letti? Sì, tutti letti, sì. Leggendo molte cose si riesce a capire tanto nella vita. Quali sono le cose importanti? Le cose importanti stanno in tutte le parti. Può essere importante un bicchiere, può essere importante le forbici, possono essere importanti i coltelli, la telecamera, può essere la sedia, tutto è importante nella vita. Dipende dal momento. Le parole di Franco hanno riscosso molto successo tra i miei nuovi amici. Come li chiami? Luigi. Aforismo. Dipende dal momento. Ecco, Franco Nio. Tutto importante nella vita dipende dal momento. Cilt Franco Nio. Esattamente, che poi mi vinto conto che quando la frase è città prima, da quel momento si serve e ti riscende dalla sacca d'acqua, non è importante, capito? Bel modo! No. Ciao Robè! Ciao Robè! Ti muovo professore perché ce l'hai fatto! Ma ci fatto ciao! Tutto è importante solo quando ti serve. L'aforisma del barbiere filosofo sembra incarnare lo spirito dell'altra Capri, che vivrebbe qui anche se non ci fossero i turisti, ed è costretta a fare il giro largo con le borse della spesa per non turbare l'eleganza del posto. Ma all'improvviso, davanti a me, si palesa una cosa sorprendente. Francesco era l'unico a casa di Franco che non sembrava aver bisogno di un barbiere. Abita a due passi da qui e fa il muratore. Questa sera ho avuto la fortuna di essere invitato ad un aperitivo su una terrazza con vista sui faraglioni a due passi dalla piazzetta più amata dai potenti. Abiti in uno dei posti più belli di Capri. Che era questo prima? Questa era una chiesa. La chiesa di San Severo, una chiesa sconsacrata, lo 400. Senti, io l'altra volta ti ho visto passare con le borse della spesa in piazzetta. Il famoso detto che non si passa con le borse della spesa nella piazzetta di Capri. Sfatiamo questo mito, si passa per la piazza con le borse, si passa. E come? No, questa è casa mia, siamo pescatori e contadini. E dobbiamo essere fieri delle nostre origini. A Capri un tempo potevi trovare anche qualcuno che passeggiava con il giaguaro, la tigre, la scimmietta. Sì, ci sono proprio foto. Capri è sempre stato un posto magari eccentrico. Forse era meglio nel passato, perché magari la gente non se ne fregava di come vestivi. Oggigiorno sembra che ti additano sempre. Porti i capelli lunghi, barba lunga, orecchini. Ma chissà questo che fa, che non fa, magari prima se ne frega. Forse perché oggigiorno c'è troppo benessere. Ma un giorno li taglierò, voglio far fare la parrucca. A chi ha bisogno? Stammi a sentire, senti se non è l'odore dell'agumentino. Agumentino è la medicina. Poi devi andare giù perché tu hai rotto la mano da chiappa. È bella quella bobboluta. Tutto il resto è di più. Soldi, basta che stai bene con te stesso e gli amici. E quello è il paradiso, quello è il superenalotto e quello è la cosa più bella che ci sia. Abbiamo fatto interviste davanti a tutto a Capri. Più o meno. La zona di Posterola. Cracchi e saticci. Sta pure il caffè che io non bevo, da napoletano che non mi piace il caffè. Mi piace il caffè.
E siamo ancora qua. Il mio attore feticcio. Sì, quello che gliel'ho fatto io, se la dice.